Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi in questo video andremo ad utilizzare insieme il 3D Finish. Che cos'è il 3D Finish? È una rifinitura per oggetti stampati in 3D bicomponente, quindi composta da due componenti A e B, che va ad eliminare quell'effetto striatura che potete notare appunto sull'oggetto che andremo a rivestire oggi. Questo è un piccolo espositore che mi è stato inviato un po' di tempo fa, che per fortuna avevo disponibile perché sono proprio curiosa di utilizzare questa finitura su appunto su questo espositore e vedere l'effetto finale. Quindi il 3D Finish mi è stato inviato ovviamente dalla Resin Pro, vi linko nella descrizione e nelle schede in alto i due video che ho realizzato per la Resin Pro. Nel primo video vi faccio vedere i prodotti che mi sono arrivati e nel secondo utilizziamo insieme la resina Art Pro. E quindi all'interno di questo video andremo ad utilizzare insieme questa finitura, questo rivestimento, ecco, questo è il termine giusto, per stampe 3D. Quali sono le caratteristiche di questo prodotto? Ha un effetto lucido finale. Io ho visto dei video sulla pagina web della Resin Pro e devo dire che sono molto molto lucidi, belli e belli i prodotti. Poi resistenza, sì, perché va a creare, diciamo, un ulteriore strato protettivo sull'oggetto. In questo caso noi andremo a utilizzare questo piccolo espositore per ciondoli. Poi rapida, sì, perché ad asciugatura rapida mi sembra, non vorrei dire sciocchezze, che asciughi in qualche ora, poi senza odore. È particolarissimo insomma, questa caratteristica perché devo dire che anche la resina Art Pro non aveva alcun tipo di odore e mi sono trovata veramente bene. Quindi, questi sono i due componenti e insieme ai componenti la Resin Pro mi ha inviato questo piccolo dosatore, fantastico, questo tampone spatola e questo cucchiaino. Quindi, ovviamente, oltre a questi componenti ci servirà poi la bilancia, il bilancino di precisione come sempre. E il rapporto di utilizzo di questa resina, di questo rivestimento è 100 a 45 per quanto riguarda il peso, quindi 100 a 45. E niente, andiamo a provare il rivestimento per stampe 3D, 3D Finish. Eccoci qui, andiamo subito a versare la quantità di componente A e componente B tale da rivestire il nostro espositore. Penso che con 10 grammi del componente A e 4,5 del componente B ce la potremmo fare. Allora, vado a fare la tara. Grammi del componente A, ecco qua, vado a fare la tara e dovremmo inserire 4,5 grammi del componente B. Dopodiché sulla confezione c'è scritto miscelare accuratamente per almeno 2 minuti. Ecco 4,5 grammi, andiamo a miscelare per 2 minuti. Eccoci qui, come vedete, ho miscelato per più di 2 minuti e il bicchiere devo dire che si è surriscaldato un po'. Ecco qua, andiamo subito a iniziare la stesura del nostro rivestimento con il tampone.
Ce l'ho fatta a fare una intera passata sia sul davanti che sul retro, con tutta la resina che avevo preparato e adesso lasciamo asciugare per qualche ora e poi vi farò vedere il risultato finale. Ed eccoci qui arrivati alla parte finale del video. Questo è il risultato del 3D Finish. Come vedete, la finitura è veramente lucidissima ed è come se creasse una pellicola molto resistente sul nostro oggetto. Quindi è assolutamente consigliato questo rivestimento della Resin Pro. E l'unico accorgimento che volevo segnalarvi, un suggerimento più che altro, è di farlo asciugare per più tempo. E io l'ho fatto asciugare praticamente per tutta la notte e adesso è mattina, quindi questo è il risultato finale, non appiccica ed è come se veramente come se avesse creato un rivestimento, una pellicola molto molto aderente e resistente sul nostro oggetto. Devo dire che ne acquista assolutamente in bellezza. E niente, questo è tutto. Io ringrazio la Resin Pro per avermi dato questa opportunità e per avermi fatto provare questo prodotto che non conoscevo. Sicuramente è una novità. E quindi nulla, noi ci vediamo presto con un nuovo video, ma non dimenticate di mettere like a questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanella, è importantissimo per ricevere le notifiche sui nuovi tutorial. Un bacio e alla prossima, ciao!